Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Come vedete sono in condizioni pessime. È giovedì 5 novembre. Ho il giorno libero. Ho un po' di mal di gola, infatti mi sono fatta un caffè latte classico con moka e pentolino così bello bollito. Sono messa un cucchiaino di miele, siamo sul divano che guarda i cartoni, mangerò 3 fette biscottate e niente, oggi mi accompagnerete per la nuova tazza che ci hanno regalato in farmacia, che con il calore cambia perché è tutta nera, poi il caldo vengono fuori i disegnini, sono peggio dei bambini e niente. Vediamo come si sviluppa questa giornata. Oltretutto, devo passare in comune a sbrigare delle faccenducce. Hi guys! C'è la scuola? Attenzione! Apri! Oh, vai! Spingi forte! Mamma mia, come dire, c'è un sacco di umidità. Finalmente di ritorno a casa. Sono mezza al buio perché ho aperto le persiane solo della cucina. Sono stata per l'appunto in comune che dovevo ripresentare l'ISEE per le varie agevolazioni sulle bollette. Quindi apro parentesi, per chi ha l'ISEE basso vi consiglio di portare l'ISEE e andare a sentire per quanto riguarda le agevolazioni, perché insomma non guasta mai, ecco, qualche aiuto. Fatto sta che ovviamente il comune è in centro e mi sono fatta un girino che dovevo prendere delle cosine. Allora, intanto sono stata da OVS. Che Samuele non ama mettere le ciabatte. Le ciabattine di anno scorso invernali non gli stanno, cioè di 2 anni fa, che io le cose le sfrutto fino all'ultimo minuto, non gli stanno più. E dato che preferisce le babuccette, quindi insomma le antiscivolo, a 4 euro io ho preso queste antiscivolo di Spider-Man, così sarà contentissimo. Che anche antiscivolo ormai è da non so quanto tempo che non li ricompravo, quindi è arrivato il momento di ricomprarle perché gli è cresciuto il piede a dismisura e a momenti io metto le sue scarpe. Poi ho preso uno smaltino, questo qui della Essence, che io mi ci trovo bene, a 1,99 euro, l'ho preso nero, che l'altra volta volevo uno smalto nero e non ce l'avevo, quindi sono munita di come dire, di smalto nero. Vabbè, queste cartoline di Tiger, vari scontrini. Poi sono stata per l'appunto, vabbè, da Tigotà, che dovevo prendere il mangiapolvere, che solitamente lo trovo anche alla Coop, ma trovo la profumazione quella classica, quella con la boccettina, quella viola. Come ben sapete, per chi mi segue da tanto, il mio preferito è quello verde alla vaniglia, ma non c'era, quindi per cambiare ho preso questo azzurro. E oltretutto lo pago anche leggermente meno, forse uguale, non mi ricordo. Comunque l'ho pagato 2,19 euro, però mi dura tantissimo, ecco, non è che. Un'altra cosa che non trovo al classico supermercato, ma solo in questi magazzini tipo Tigotà, Acqua e Sapone, è lo Rio Melaceto, che è uno dei miei sgrassatori preferiti, che per me pulisce stra bene, quindi ve lo consiglio. Poi ho preso a 90 centesimi, che era in offerta, una Jeep per la macchina. E poi da Tiger cosa ho comprato? Mi serviva un tappetino da mettere nello sgocciolatoio, insomma, per intendersi, del lavello. Non è proprio adatto perché è un tappetino antiscivolo, però una signora l'aveva preso per questa utilità, che era lì accanto a me, insomma, nel negozio, e ho detto, sai che ce lo provo anche io? Per 1 euro, mi sembra anche sia abbastanza grande.
Quindi magari lo taglio e boh, proviamolo. Solitamente prendo quelli classici che trovo tipo a 2 euro dal cinese. Detto, questo con 1 euro magari ci faccio un po' più di volte. Poi ho preso questa formina per biscotti. A dire la verità cercavo varie formine a un prezzo abbordabile, ma non le ho trovate. Ho trovato questi qui da Tiger. Questo qui però era più carino. Cercavo anche la stellina, ma era finita. Quindi ho preso solo l'alberello per fare i biscottini di Natale con Samu. L'ho pagato 1 euro. Poi altre babbucette da alternare per Samu le ho trovate di Babbo Natale. Queste le ho pagate solo 2 euro. La misura parte insomma dal 30-32, però insomma, tanto sono. E la stessa, dovrebbero comunque andare bene. E ultima cosa, cercavo delle ciotoline. Tra un'ora devo riscendere, quindi do una piccola ricettata a casa, mangio qualcosina, devo riscendere, andare a prendere la nipote. Volevo farmi anche lo shampoo, ma a questo punto mi toccherà farlo a casa di mia mamma per questioni di tempistiche. Work in progress con le faccende, ho ancora un po' di disagio. Mi è presa fame. E mi è presa oltretutto voglia di toast e non potete capire quant'è che non mi faccio un toast salato, perché magari ogni tanto la mattina a colazione mi faccio il toast tostato con un po' di marmellata. Ho ritirato fuori la mia tostiera. Io volevo consigliarvela, cioè proprio vi volevo consigliare la tostiera al posto del classico tostapane. Con il classico tostapane anche pulirlo quando vai a mettere comunque il toast farcito magari con la sottiletta, ti cola tutto. Cioè io vedo quello di mia mamma che è in condizioni orride, nonostante ovviamente lei lo pulisca, però giustamente non si pulisce mai bene bene bene. E oltretutto è un po' un multiuso, perché ad esempio ogni tanto ci faccio anche i bastoncini. Vengono buoni, tutti tipo tostati, o se no a volte ci faccio anche gli hamburger che vengono buonissimi. Ci sono anche delle tostiere molto più grandi, però io con questa piccolina veramente, insomma, mi sento di consigliarvela. Insomma, se dovete comprare o il tostapane, siete in fase di acquisto di questo genere di elettrodomestico, io vi consiglio di gran lunga la tostiera. Io infatti il classico tostapane non ce l'ho, anche se mi fece molto gola, bellissimo, dell'Ariete, della linea della vi vintage, il tostapane che è bellissimo, però ho detto no, sono soldi spesi buttati malissimo, cioè proprio buttati al vento. Infatti questa qui la trovai in offerta al Penny Market a 9 euro, e ormai è 2 annetti che ce l'ho, un annetto, 2 annetti circa. Funziona benissimo e mi trovo da Dio. Comunque, vado a farmi dei semplici toast con prosciutto e sottiletta. Che come dicevo, mi è presa voglia di toast. Uno e due. Ho le mie sottilettine light che presi al DP Discount. Boom. E prosciutto cotto. Ecco i miei tostettini, come vedete almeno dopo riesco a pulirlo facilmente. Poi essendo antiaderente, come notate, la sottiletta che è uscita viene via subito. Quindi ve la straconsiglio. Ecco qua, volevo farvi vedere il tappetino che per l'appunto è molto molto funzionale. E come vi dicevo è lunghissimo, quindi io ve lo consiglio, mi sembra un'ottima idea, quindi ringrazio quella signora, oltretutto che era anche una signora anziana, ragazzi le persone anziane ne sanno una più del diavolo, e lei fa sempre così, e quindi ho origliato e l'ho preso anche io, sono contentissima, perché questi tappetini a me mi si rovinano sempre tanto, e quindi bellissimo, quindi notare che ci scappano altri due, diciamo, tappetini. Poi è un multiuso, lo potete mettere anche nei mobili, insomma, lo potete sfruttare in tantissimi modi. Altra cosa che volevo farvi vedere è per l'appunto la tostiera che ora ho pulito, notare,
L'ho pulita con del semplice detersivo per i piatti, con una spugnetta, e poi ci ho passato un panno, insomma, umido per ripulire e risciacquare, diciamo. E io mi trovo bene, così insomma è pulita e non mi rimangono residui. Sono stata bravissima e super velocissima. Ho appena dato il cencio in bagno. Ho dato una spolverata però super mega veloce, una cenciata super mega veloce a tutta la casa praticamente. Come mio solito, qui si è asciugato. E ora vado a fare benzina, vado a prendere la nipote e volevo portarmi questo tappeto da mia mamma che presi tempo fa su Dalani, che è tipo un rosso mattone, che lo devo lavare. Lei c'ha la vasca. Perché in lavanderia mi hanno chiesto uno stonfo e mezzo e con i soldi della lavanderia ce lo ricompro veramente nuovo. Intanto lo appoggio qua, se non è pratico. Ecco, fatto. Con i soldi della lavanderia, per l'appunto, dicevo, ce lo ricompro nuovo. Bimba numero uno raccattata. Dammi la mano. Che coma che hai? Com'è andata a scuola? Eh? Dai, forza! Oh, Dio, Ale! Dio. Siete a Roma? Dai! L'avete fatti voi? Sì? Che belli! Anche tutti questi? Che bello! Che avete fatto oggi? Amore, l'avete fatti voi? Fai? Dammi la mano, vieni. Fa troppo freddo. È l'una e mezza. Ho fatto addormentare la nipotina, che poi si è addormentata in macchina. Quindi l'ho giusto messa. Mi sono messa un attimino, 10 minuti, per fare che i capelli zozzosi. Scusate, stavo leggendo dei messaggi. E ora devo fare un attimino lo shampoo. Ho 2 ore di tempo, pensavo di non farcela. Però per questioni tempistiche devo farlo qua perché alle 3:30 poi devo andare a prendere Samuele. La mia nipote resta qui a casa di mia mamma, quindi insomma tutto un po' un casino le mie giornate. Gli avevo già fatto vedere una svuota alla spesa della Coop, l'ultimo pezzo. Questi prodottini per i capelli dell'antica saponeria toscana, oltretutto è anche vegan, ok? E io lo adoro, lo sto adorando e oltretutto hanno un prezzo bassissimo, cioè comunque per 500 ml vengono 1,99 euro. Sì, ora mi faccio anche le mani, non vi preoccupate. E quindi niente, mi sono portata i miei prodottini da casa. Titti. Ecco a voi un esemplare di bambina di nome Alessia. Che ha fatto le bizze? Perché voleva venire dalla zia, vero? E quindi ho detto: sai che c'è? Ho detto: fuck, ve la riporto dopo. E quindi me la porto a casa. Quindi potevo, alla fin fine, se fa appoggio un attimo qui. Quindi potevo alla fine andare direttamente a casa mia. Però vabbè, almeno la mamma mi ha passato la piastra, l'ho fatto prima. Così sono venuti ovviamente meglio perché. Quando me li faccio io vengono più. Ma se provo a guidare da così, ci state lì così, guardo la via e comunque mi vedete. Ecco, no, comunque vedete il pispolino della macchina che gira, giustamente. E vabbè, almeno ho ottimizzato i tempi, ha dormito e nulla, vabbè, non importa. Sono qui. Ora andiamo a prendere Samu, andiamo a casa mia, gli faccio fare merenda.
giochiamo un pochino e poi oggi andiamo a trovare, per chi veramente mi conosce da tantissimo tempo, scusate se non mi vedete, andiamo a trovare Maria, l'amica della mia mamma, che quando soprattutto Samuele era piccolino, spesso anche durante la settimana, il pomeriggio lo portavo là perché sia mio figlio che mia nipote stravedono per Maria. E quindi poi insomma gliela riporto là, insomma ci troviamo con mia mamma direttamente là, perché poi la mia nipote stasera è a casa da mia mamma a cena, che va insomma mia sorella dopo il lavoro. Noi stasera insomma passiamo, perché tra una cosa e un'altra Samuele è un po' sballottato da una casa a quell'altra, magari quando esco dal lavoro torniamo a casa, mangiamo da mia mamma, ci sono giorni che insomma è dal padre, e quindi quando ho il giorno libero e non abbiamo particolari impegni, cerco sempre di farlo restare a casa, perché lui ama stare a casa sua, le sue cosine, e quindi stasera facciamo una cenettina per due. Ma che fate? Dai, si va? Questo è il lavoretto di Samu, l'arca di Noè. Andiamo, dai. No, ma fate pure. Mentre le pesti giocano, che ancora non hanno fame, io invece sì, perché ho mangiato presto due toast e quindi ora faccio un po' di merendina, sono quasi le 4 e vado a mangiarmi un pezzettino di questa crostata alle more, buonissima, che me l'hanno portata le mie amiche l'altra sera, che erano qui a cena. Abbiamo fatto tutto. Avevo preparato uno spaghettino allo scoglio con quelle vongoline che avevo preso alla Coop nel barattolino di vetro. È venuto veramente, veramente buono. E poi avevo fatto una simil fritturina, però sotto al forno, diciamo. E quindi loro hanno portato questo dolcino. E devo dire che è buonissimo. E quindi ora me ne mangio una fetta. E non so poi se farmi la tisana snellente o il caffè. Oggi il caffè ne ho preso solo uno, sono stata bravissima, quello della moka nel caffè latte. Ora vedo, intanto mangio questo pezzettino di crostata. Avete finito di fare i monellacci? Ah, sì, lo vedo. Lo vedo. Chi è che mette a posto? Ah, fate finta di niente? Perché è arrivata anche qui la roba, eh? 7 passate, giorno pomeriggio infernale, sono stati tremendi, non vi dico. Infatti non ho ripreso niente, ho preso anche un colpo alla schiena, tipo poc, mi fa malissimo, che voi non avete idea. Mi appoggio un attimo qua. E mi sono uccisa letteralmente, voi non potete capire. Cerco di parlare piano perché sennò Samu si innervosisce. E ora sto preparando la cena. Ho già fatto la doccetta. Hanno pianto tutto il giorno, una volta uno, una volta un altro. Giornata alquanto impegnativa. E ora sto riscaldando il passato. Alla fine Samuele ha voluto quello giallo. Quindi ho messo a scaldare quello di carote e patate. La zucca, me c'ho zucca che mi esce, c'ho tipo il congelatore pieno di vasetti di zucca e penso che me li farò io da sola. E nulla. Ho fatto anche un secondo per eventuale, per sicurezza, se magari ha ancora fame, al limite me li scaldo io domani. Io ho provato a fare queste polpettine vegetali della Coop, della Viverde Coop, che sono fonte di fibre, contenuto
ad alto contenuto proteico, allora c'è 10 minuti in padella con il filo di olio, se no in forno 8 minuti. Comunque preferisco sempre fare le cose in forno. E, ci posso mettere dopo quasi quasi mi ci metto il limone. Volevo capire, cioè, tra gli ingredienti, volevo capire di cosa erano fatte per l'esattezza. Leggiamo gli ingredienti insieme. Allora, farina di soia, cipolla, olio di semi di girasole, pangrattato, concentrato di pomodoro, passata di pomodoro, amido di tapioca, pomodori secchi, fibra di avena, aglio, farina di soia all'1%, vabbè, questa è la farina di soia, ma anche prima c'era scritto. Poi sale, malto d'orzo, zucchero di canna e origano. Può contenere tracce di uovo, sedano e sesamo. Sono 160 grammi totali, 50 grammi, 54 calorie per polpetta. E niente, ora mi metto all'opera. Buon appetito! Vabbè, ho mangiato il passato. Ora stiamo assaggiando le polpettine, cioè Samuele dall'odore non le ha volute mangiare. Sono molto speziate. Sono buone. Non tutta sta bontà, però sono speziose. Però Samuele non ha trovato un pezzettino. L'ha sputato. Poi l'hanno usato e ha detto, mamma, non mi piacciono. Però non male, dai, pensavo meglio. Finalmente nel lettone siamo al suo telefono, che la sera glielo do. Sono stanchissima, ho preso anche una pasticchina per la schiena. Ora stiamo giocando un pochino per uno. E nulla, la giornata termina qui. Sono le 8:30, noi siamo già a letto. Perché subito dopo aver fatto la cucina ci siamo buttati a letto. E nulla, siamo stanchissimi, giornata super piena, super movimentata. Quindi spero sia venuto fuori qualcosa di decente, lo dico tutti i vlog. E nulla, raga, tanti bacini, lo smalto è ancora qui, non ho avuto tempo, ci si penserà domani. E nulla, al prossimo video, ciao!